Strano sport il calcio. Di questi tempi la vittoria della Ternana a Giulianova sa quasi dell'incredibile. La sorpresa aumenta quando poi si scopre che la vittoria non è soltanto meritata, ma è venuta a conclusione di un primo tempo dove la squadra di Visciani ha letteralmente dominato dall'alto di un tasso tecnico e capacità realizzatrici superiori e di una ripresa dove invece è stato l'agonismo, la volontà e l'intelligenza tattica a farla da protagonista. Tranne l'inserimento in squadra di Bazzeu, Visciani ha proseguito sulle orme dell'impostazione dell'esordio in casa con il Celano. Una sola vera punta in campo, Coppola, spalleggiato da Eritreo ed Esposito sugli esterni e da un D'Amico super libero di giostrare a piacimento. Squadra coperta e corta, con Simeoni e Cardaio a filtrare per una difesa più sicura e tranquilla, con Graziani a mettere ordine. I padroni di casa avvertono subito il pericolo. È una Ternana che si può permettere anche il lusso di sprecare una palla gol incredibile con Coppola. È una Ternana diversa, potente come le sue enormi possibilità sino ad ora inespresse. Il Giulianova può solo guardare e naturalmente subire. Il primo gol lo firma Esposito per la soddisfazione di Visciani. Un gol che sa di antico. I padroni di casa accusano il colpo, impiegano qualche minuto per riprendersi, ma poi, di positivo, riescono soltanto ad impegnare Raggi in maniera sporadica. La Ternana non si fa chiudere e punge con D'Amico prima di realizzare il gol della probabile sicurezza. Eritreo ripaga così la fiducia accordatagli dal tecnico dopo la non brillante ultima prestazione. Potrebbe essere il colpo del KO. Ma i rossoverdi sono chiamati nel secondo tempo a superare ostacoli superiori. Iaconi realizza un gol che fa discutere e scalda gli animi. D'Amico ne subisce le prime conseguenze, che pesano quando l'arbitro, per somma di ammonizioni, lo manda anzitempo negli spogliatoi. Ora la Ternana subisce, ma senza perdere la testa. L'eccezionale D'Amico del primo tempo è perdita grande. I rossoverdi soffrono e corrono in 10. Il Giulianova attacca a testa bassa, ma è confusionario e di fronte c'è una squadra che tiene bene in ogni zona del campo. Non è un arrembaggio e Raggi è seriamente impegnato solo allo scadere. Al fischio finale il Rubens Fadini di Giulianova, dopo 2 anni di successo, perde l'imbattibilità. Ma soprattutto è una nuova Ternana ad aver fissato il primo tassello di una probabile rinascita.